Se puoi immaginarlo, puoi farlo. Edil Lamberti, in via delle Arti e dei Mestieri numero 6, a Cava dei Tirreni. Si è svolto sabato 23 luglio, presso il complesso monumentale di San Giovanni, l'evento finale dei Laboratori dell'Accoglienza, percorso di formazione e lavoro in ambito turistico promosso da Cava Experience. Questo è l'evento finale del Laboratorio dell'Accoglienza, che è uno dei due percorsi formazione e lavoro del Cava Experience. Quindi i ragazzi che vedete alle mie spalle sono dei ragazzi con e senza disabilità del nostro territorio, prevalentemente cavesi, ma anche dei comuni limitrofi, che stanno facendo delle attività, delle performance creative. Questi ragazzi hanno fatto un bellissimo percorso e, dopo essere formati sul turismo e sulla cultura, hanno svolto delle ore lavoro all'interno di aziende, di hotel, di B&B del nostro territorio, e adesso si stanno presentando alla cittadinanza in una maniera creativa, organizzando degli eventi nei nostri bellissimi contenitori della città, come questo dei Giardini San Giovanni. Obiettivo della giornata è stato quello di conoscere e sperimentare nuove arti e performance, grazie ad interessanti laboratori culturali e teatrali. Durante la giornata ci sono tre momenti creativi. Il primo, diciamo, di arte terapia qui e ora con Simona Fasano, poi c'è un laboratorio di danza terapia con Alba Pagano e nel pomeriggio un laboratorio di lettura creativa con Mariano Mastuccino. Quindi sono tre artisti giovani performer cavesi che hanno dedicato, diciamo, la loro professionalità e il loro tempo a questa bellissima giornata insieme, avvicinando anche della cittadinanza. Quindi ci sono grandi e piccoli che si sono avvicinati al progetto Cava Experience e hanno capito, insomma, com'è è bello, insomma, stare insieme dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto, e soprattutto come si può valorizzare il territorio, i contenitori e le risorse che abbiamo.